Salve, questo video è un'introduzione, anche una presentazione, al modulo Creazione oggetti didattici in merito alle metodologie attive. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Gustavo Caprioli, sono un insegnante di scuola superiore, insegno a un istituto tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, che sarebbe ex istituto per geometri, istituto Gandhi di Narni, in provincia di Terni, in Umbria. Insegno delle discipline tecniche, in particolare progettazione, costruzione e impianti. Iniziamo con questa breve introduzione, appunto questo modulo sulla creazione degli oggetti didattici, vedendo un attimino che cosa andremo a esaminare insieme. Allora, due brevi parole sulle caratteristiche, alcune se non altro delle caratteristiche che gli oggetti didattici dovrebbero avere. Devono essere sicuramente efficaci, cioè coinvolgere gli studenti nella creazione o nella fruizione. È importante anche la creazione. Se utilizzati dagli docenti, ma soprattutto anche dagli studenti, devono essere facilmente realizzabili. Presenteremo alcune app o alcuni software che hanno proprio questa caratteristica di essere facilmente utilizzabili, quindi non c'è bisogno del docente super esperto, perché in questo modo soltanto alcuni riuscirebbero a realizzare queste cose, che invece devono essere un po' alla portata di più insegnanti possibili. E devono essere strumenti utilizzabili senza nessun problema anche dai ragazzi, che possono diventare dei loro stessi, dei coautori. Bene, questo è un pochino la panoramica generale di quello che andremo a vedere. Saranno delle brevi pillole, video pillole. Diremo qualcosa su alcune applicazioni per creare delle mappe, un'altra applicazione per creare dei documentari, film o trailer, e qualche applicazione per la realizzazione dei fumetti. Questi un pochino sono i software che cercheremo di vedere. Alcuni sono multipiattaforma, altri no, alcuni sono gratuiti, altri richiedono un acquisto della licenza d'uso, ma sempre con cifre minime. Proprio per cercare di mantenere un'ampia panoramica. Spesso anche il fatto di cercare, questa almeno è un'opinione che deriva anche dalla mia esperienza, spesso cercare per forza software completamente gratuiti non è detto che sia la soluzione migliore. Spesso conviene magari spendere qualche euro per un'app e poi avere un'app che funziona bene, che è facilmente utilizzabile, facilmente fruibile e quindi efficace. Allora, per quello che riguarda le mappe, il primo software che andremo a vedere si chiama CMap, penso conosciuto da tutti. È un software multipiattaforma, esiste la versione per tutti quanti i sistemi operativi, promosso dall'Università della Florida, dagli Stati Uniti, è una società dell'Università della Florida. È un prodotto gratuito e recentemente è stato rilasciato anche per i tablet, per l'iPad, e è in fase di rilascio anche per i tablet Android. Questo è un software sicuramente molto diffuso, che permette di essere usato in modo sicuramente fattivo e utile. Ecco, un altro software molto semplice da usare, forse anche più semplice di CMap, anzi sicuramente, si chiama Inspiration Map. Questo è un software però che non è gratuito, è un software diciamo a pagamento. La versione per iPad soprattutto è una versione che ha un costo minimo di pochi euro, adesso non so con esattezza quanti euro, però proprio un investimento minimo che però dà il suo riscontro. Allora, questo software esiste su Mac, esiste anche su iPad, ha la caratteristica, poi dopo lo vedremo, che è molto semplice da utilizzare, e è molto semplice da utilizzare, e questo è utile anche nei casi dei disturbi specifici di apprendimento, almeno per così esperienza personale. È un software che si presta molto perché alcune funzioni interessanti che poi dopo vedremo insieme. Oh, per quello che riguarda invece la produzione di filmati, pensavo di presenterò il software iMovie, che è un software che nasce nell'ambiente Apple, per cui su Mac, esiste su iPad e su iPhone. È un software completamente gratuito, chiaramente per chi possiede questi dispositivi, quindi possedere dispositivi è sufficiente, non c'è bisogno di spendere altri soldi. Si riescono in modo estremamente semplice, veloce ed efficace a realizzare sia filmati che trailer. E questo poi dopo lo vedremo bene. La sua caratteristica è proprio questa, cioè quella della facilità d'uso. Rientra un po' nel discorso che facevamo all'inizio, cioè forse è più importante la facilità d'uso che il costo pari a zero. Un altro software che
presenteremo, si chiama Comic Life, è un software che permette di realizzare dei fumetti in modo anche questo molto semplice. Questo software è multipiattaforma, esiste la versione sia per Mac che per Windows, ha un costo, anche se qui ci sono delle politiche education per le scuole che permettono di ottenere questo software a dei costi veramente minimi. Esiste anche una versione per i tablet, ma la sua caratteristica principale è proprio la semplicità d'uso e la possibilità di raggiungere ottimi risultati con poco sforzo, e soprattutto non tanto per il poco sforzo, ma perché è veramente alla portata di tutti. Bene, queste brevi parole servono esclusivamente per introdurre tutti gli argomenti e ci vediamo al prossimo video. Grazie.